La gioia di fare l'anteprima a Bologna è incredibile, perché Bologna è la città dove io ho studiato e quindi avevo un debito di riconoscenza. 6 anni mi hanno mantenuto con la borsa di studio, quindi dovevo in qualche modo ricambiare. E poi questo film è un grande atto d'amore per Bologna, per i bolognesi e per il Bologna Calcio. Spero che lo apprezzeranno, noi ci abbiamo messo veramente il cuore. È una pellicola che ci aiuta a riflettere su cosa accade di positivo e di meno positivo all'interno di un ambito che è sicuramente decisivo per la crescita delle persone, e quindi l'aspettativa è che ci aiuti a maturare ulteriormente quello che il calcio e lo sport possono dare alle comunità. Allora, la prima volta che l'ho visto ho pianto, la seconda volta che l'ho visto al Festival di Milano, dopo la proiezione sono salito sul palco. Di solito sono uno che non ha problemi, insomma, a dialogare, a parlare anche davanti a una telecamera o a Sky piuttosto che alla Rai, e quando mi hanno dato il microfono mi sono bloccato per 2 minuti, credo, 3 minuti, perché mi è esploso dentro un vulcano di emozioni. Vedere il mio film a Bologna è un'emozione grandissima, l'aspettavo da 3 anni, perché questo film l'abbiamo girato nel 2020 e sotto Covid, con condizioni comunque molto particolari, e è passato un lasso di tempo dove sono cresciuto, comunque studiato, lavorato, ma il pensiero era sempre lì, e sono orgoglioso che sono venuti tutti i miei amici, la mia famiglia, e soprattutto che la sala è piena. Sicuro una cosa che mi resterà tanto dentro, e mi ha dato tantissimo come film, è molto molto bello, mi è piaciuta molto questa esperienza. Cioè, è molto importante, io lavoro con i giovani e mi sa che quasi tutti hanno un sogno di essere proprio lì su, e poi non è sempre facile parlare delle altre cose, perché non vuol dire se hai sbagliato, se non vai lì su, vuol dire tutta un'altra cosa. La vita è un gioco di squadra, nessuno vince mai da solo, e l'insegnamento che spero e penso lasci questo film, oltre che il senso proprio di unione, che l'unione fa la forza, è quello di dare ai giovani, di dare ai nostri giovani, ai nostri bambini, quando iniziano a giocare, la possibilità di divertirsi. Il fatto che fare genitori è difficile quasi quanto crescere. Quindi questo doppio punto di vista del film lascia una bella emozione. È un progetto orizzontale che già nel nome 999 nasconde un errore di fondo, perché in realtà l'obiettivo comune deve essere i 1000 su 1000, non l'1 su 1000, e sicuramente non è arrivare in Serie A a determinare il fatto che tu nella vita sia diventato un campione o meno. Il fatto che tutti ce la possono fare è l'obiettivo di squadra che le scuole calcio, che le scuole devono infondere ai nostri ragazzi. Ma guarda, io credo che i valori di questo film siano fondamentalmente quelli di dire ai giovani che non viviamo solo di arrivismo, non è soltanto l'obiettivo da centrare, il senso della nostra vita, ma il senso della nostra vita è quella di vivere insieme agli altri, accogliere l'altro dentro di noi.